Sì, parto io. Allora, complimenti per il debutto allenatore. Già. Andata bene. Parla il risultato, come l'hai vissuto? No, ho parlato prima della partita ai ragazzi, gli ho detto che semplicemente gli ho parlato col cuore in mano, nel senso che non mi nascondo io quando gli parlo ai miei ragazzi, gli ho detto che l'emozione c'era, non mi nascondevo, gli ho detto prima il debutto così l'emozione un po' c'è, però io sono pagato per essere un professionista, cerco di fare il mio lavoro, cerco di farlo nel miglior modo possibile. E allora gli ho fatto capire che anche loro sono dei professionisti, quindi devono rispettare quello che gli si viene detto e di applicarlo. Hanno fatto una preparazione fantastica, sono riusciti a mettere in campo quello che in settimana anche col mister abbiamo provato, perché questa vittoria è figlia anche del lavoro del mister, e quindi è andato tutto bene. Devo fare un grosso applauso anche ai ragazzi che non sono entrati, perché oggi secondo me era anche la partita per mettere dentro qualcuno che aveva giocato meno, però arriviamo da un periodo un po' delicato, quindi è sempre meno, meglio magari non rischiare troppo, però davvero bravi. Anche lo stesso Sparandeo, che sono stato costretto a toglierlo a fine primo tempo perché era ammonito, e poi arrivava anche da un periodo che era tanto fermo, quindi ho dovuto centellinarlo. Lui è rimasto un po' deluso, però lo capisco, ci sono passato anch'io, ma non si deve preoccupare, che ha fatto un'ottima prestazione come l'hanno fatto tutti. Andrea, non ho sentito niente, scusa. Sì. No, gli avevo spiegato un'altra settimana che, avendo visto molti video anche col mister, loro sono molto aggressivi sulle seconde palle, quindi si sbilanciavano parecchio, e gli avevo fatto provare durante la settimana appunto che se avessimo riconquistato invece noi la seconda palla dovevamo attaccare subito la profondità, perché loro andavano in grosse difficoltà, e così è stato subito le prime tre palle che abbiamo conquistato. Poi dopo, a mio avviso, potevamo gestirla meglio, perché ci sono ancora delle lacune, grosse lacune da sistemare, e le sistemeremo in vista anche della prossima partita. Però c'è stata molta dedizione, hanno fatto davvero quello che gli abbiamo chiesto e sono stati veramente bravi. Marcello, grazie. Mi ricordo le parole in bocca, perché sono ragazzi, io mi aspettavo un po' più tranquillità, invece dico che ce ne siamo portati in casa, ma quasi, non posso arrivare a quello che una partita che è stata più facile, offensiva, perfetti, dietro sempre qualche timore di No, dietro sono sincero, hanno fatto un'ottima prestazione. Potevano ogni tanto essere leggermente più alti, ma partite del genere le ho vissute anch'io, e quando hai una squadra così fisica che gioca solo sulle spizzate, seconde palle, non è facile riuscire a alzare il baricentro di tanto. Però si sono impegnati molto, abbiamo conquistato una marea di seconde palle, anche colpi di testa, no? Hanno fatto un'ottima prestazione, quindi era normale, era logico poi a un certo punto avere un po' di timore, ci sta, anche se sei sul 3-0, perché comunque non dimentichiamoci che arriviamo da un periodo veramente difficile, e quando hai questa grossa occasione che parti pronti via, sei 3-0, non sempre è facile da gestire, magari con un'altra situazione, un'altra mentalità la gestisci tranquillamente. In questo momento avevamo bisogno di questo e l'hanno fatto bene. Ecco, la prospettiva adesso con De Paola appiegato da Covid e che dovrà gestire la squadra come minimo una settimana, secondo me. No, ma anche questa settimana l'abbiamo gestita insieme, nel senso all'inizio lui non c'era perché non stava molto bene, l'ho gestita io, poi dopo ci ha messo il suo, perché quello che ho spiegato alla squadra è che secondo me è importante, che la cosa positiva da prendere da quest'anno è quello che alla squadra ha dato mister Zionelli, perché mister Zionelli ha dato tanto, non dobbiamo dimenticarlo, sotto il punto di vista tecnico-tattico. Il mister attualmente ci sta dando molto a livello di carattere e di personalità, e quindi quello che ho detto ai ragazzi prima della partita è che dobbiamo mettere insieme queste cose e da lì dobbiamo ripartire. Oggi, a mio avviso, hanno fatto una partita molto maschia, molto difficile, ma anche con bellissime giocate, quindi che gli si può dire, bravi loro. Sulla prova degli attaccanti, si è parlato di Iocolano, un momento un po' così, che cosa vi siete detti? A me piace parlare molto con i ragazzi perché ho un rapporto speciale, ma sono sempre stato abituato anche quando giocavo a parlarci. So che stavano attraversando un momento difficile, Tommy lo conosco bene, Petrovic, un ragazzo che ha potenzialità incredibili,
però quando non riesci a esprimerle vuol dire che sei bloccato da qualche parte, quella parte della testa. Oggi gli ho chiesto, io prima della partita gli ho detto che per me oggi doveva morire in mezzo al campo tutti, per me doveva andare in massimo perché stiamo scalando una montagna. Il discorso che ho detto è questo: noi stiamo scalando una montagna, abbiamo fatto una discreta prestazione con la Piacenza e abbiamo fatto il primo gradino, abbiamo vinto con le unghie con i denti e abbiamo portato a casa una bella vittoria. Oggi c'era da fare un altro scalino per raggiungere un altro obiettivo e l'abbiamo fatto. E gli ho detto espressamente che oggi dovevamo morire per me a mezzo al campo e l'hanno fatto, quindi per quella fine partita gli ho parlato e li ho ringraziati per quello che hanno fatto, perché davvero oggi non gli si può dire nulla. Altre domande? Si sono commento, il primo allenatore lettese di Guida Becco dei tempi di Popoli da Monte, sono passati 17 anni. No, fa piacere. Fa piacere perché io, indipendentemente da come vanno le stagioni, io qua sono a casa, indipendentemente da quello che i tifosi, la società o chiunque possa dire, io sono a casa, perché questa è casa mia, qualsiasi cosa succeda. Quindi mi inorgoglisce essere qua, essere partito con una vittoria del genere, e aver dato una bella gioia a tutti. Poi adesso ci sarà una partita molto complicata, perché loro non hanno niente da perdere, sono una squadra difficile, e quindi dobbiamo essere bravi a rimanere sul pezzo e fare un altro gradino e scalare questa montagna e raggiungere i nostri obiettivi il prima possibile. Va bene, grazie. Grazie.